Ok, direi che possiamo cominciare. Vabbè, se c'è qualche altro studente che deve arrivare, arriverà. Vi chiedo di accendere per favore i microfoni, perché non vi sto sentendo. Eccolo. Eccoci qua. Ok, mi metto ancora il vestito della prof che non mi appartiene tanto, e quindi buongiorno, a tutti. Continua ad arrivare gente. Eccoci alla terza tappa, come si dice in televisione. E oggi sono con noi Angela Fumarola, direttrice artistica del Festival In Equilibrio e dell'associazione Armonia con sede a Castiglioncello, insieme a Fabio Masi che ha avuto un impegno, diciamo, estemporaneo e non può essere con noi questa mattina. E poi abbiamo Pier Giuseppe Di Tanno, attore performer. Ho qui un curriculum che cerco di ripercorrere rapidamente. Ha lavorato con Roberto Latini, ovviamente, Davide Iodice, Lorenzo Salvetti, perché è anche diplomato all'Accademia Silvio D'Amico, Industria Indipendente, insomma, tanti altri. Il suo percorso è orientato verso una contaminazione personale fra il teatro e la danza, tant'è che insomma, ha partecipato anche all'École des Maîtres, diretta da Costanza Macras, ha studiato con Jan Lauwers, Stephen Thom, Raffaella Giordano, ha studiato con Masaki Iwana la danza Buto, lavora anche come trainer con varie compagnie tra l'Europa, in Europa, quindi ha lavorato a Bruxelles, in Istanbul e anche in India. Negli ultimi anni ha creato performance site-specific, ospitate in Italia, in Scozia e proprio con sei, credo, nel 2018 ha vinto il premio UBU come miglior attore performer under 35. Attualmente è nel cast della serie Romulus, che è un po' un grande contenitore di Esce attori, domani, esce domani. di giovani attori italiani, perché cioè, io, la mia pagina Facebook è piena di gente che dice: ho partecipato a Romulus, quindi ho partecipato a questa serie. È un Wow. po' come, cos'è che era, Don Matteo, no? No, ti Tutti prego. Matteo. Adesso non voglio paragonare la qualità del prodotto, però per dire, come opportunità occupazionale, diciamo. Va bene, allora, quest'oggi parleremo soprattutto del lavoro che Roberto Latini, Forte Braccio Teatro, svolgono in residenza e nella fattispecie del lavoro che hanno svolto nelle molteplici residenze che hanno fatto al Castello Pasquini, che è la sede appunto dell'Associazione Armonia di Castiglioncello, e approfondiremo appunto questo tema ripercorrendo un po' gli spettacoli che sono stati provati lì e che hanno debuttato lì. Ecco, è arrivato anche Armonia, connesso alla chiamata. Approfondiremo appunto questo sia sul piano dei processi produttivi, sia su quello dei processi creativi, concentrandoci poi su sei che vedremo e di cui ci parlerà più approfonditamente Pier Giuseppe, che appunto ne è l'attore protagonista e unico, perché in questo spettacolo non è in scena Roberto Latini. Quindi lascerei la parola ad Angela subito per parlarci un po' di questo luogo meraviglioso che è il Castello Pasquini. Io, tra l'altro, scusami Angela, aggiungo questa cosa che ti avevo anticipato, nel 2018, quindi prima che ci fosse tutta questa situazione, ho avuto la preziosa opportunità di fare uno stage al Festival In Equilibrio, uno stage estivo,
ed è stata per me un'esperienza molto importante perché veramente hai la possibilità di imparare molte cose sul campo e appunto vivere l'esperienza teatrale stando contemporaneamente dentro e fuori, no? Dentro i processi organizzativi, ma anche in qualche modo con una consapevolezza spettatoriale e diciamo che fare uno stage in un festival italiano e nella fattispecie al Festival in Equilibrio è un'esperienza che io consiglio a tutti i giovani studiosi di discipline performative e anche e forse soprattutto a tutti i giovani aspiranti attori o registi o quant'altro, perché insomma è veramente utile. Quindi, allora, nel frattempo è arrivato anche Fabio, come dicevo, Ciao, che si dovrà mettere, sì. Però nel frattempo... Ho voluto collegare almeno solo per 10-15 minuti. Grazie. Un saluto Fabio. A te, un saluto a Collettivo, a Pierre. Ciao, Angelo, ci si vede. Comunque, purtroppo devo poi lasciarvi perché queste riunioni Zoom si moltiplicano in questo periodo, quindi c'è molto da lavorare, forse anche più del solito in questo periodo. Sì, assolutamente. Come dicevo, Fabio, appunto, è l'altra metà della direzione artistica di Armonia insieme ad Angela. Quindi lascerei appunto la parola a voi. Forse proprio Fabio, vuoi dire tu qualcosa prima di disconnetterti? Ma no, lascio la parola ad Angela perché comunque io poi magari mi ricollego dopo per rivedere un pezzo dello spettacolo, insomma, di Roberto. E posso dire solo molto velocemente che Roberto, Max e Gianluca ci accompagnano da molti anni, insomma, nel nostro progetto di residenza e di lavoro sul territorio, quindi quasi tutti i suoi lavori, i loro lavori sono passati da Castiglioncello, passeranno ancora da Rosignano Marittimo, ora che siamo qua a Rosignano Marittimo, perché è una di quelle compagnie, di quegli artisti, perché sono artisti, perché Max Mugnai è un artista al pari di Gianluca e di Roberto, che per noi sono fondamentali, insomma, nel nostro progetto di lavoro, e quindi per quanto ci riguarda sono davvero imprescindibili, oltre ad essere degli amici anche, naturalmente, perché poi c'è anche quel lato lì che si crea nel corso del tempo. Poi insomma parlerà meglio più di me del senso di questo lavoro di residenza artistica con artisti come Roberto, Max e Gianluca. Vi lascio la parola. Poi, diciamo che adesso, intanto che si connettono gli ultimi studenti, io approfitto per appunto approfondire il discorso su Castiglioncello, anche a prescindere da Roberto Latini e Forte Braccio Teatro, perché è veramente un festival dove sono passati e passano i nomi secondo me più interessanti del panorama nazionale. Poi insomma c'è una certa affinità con anche la direzione artistica del Metastasio di Prato, di cui abbiamo avuto modo di parlare spesso anche nei precedenti incontri, che insomma Massimiliano Civica è di casa fisicamente, perché ha una casa anche a Castiglioncello e molto spesso è possibile trovare anche il maestro Claudio Morganti, così come Alessandra Cristiani, insomma persone che abitualmente sono ospiti di questa manifestazione. E ti lascio la parola, Angela. Grazie Silvia, grazie per questo invito. Ed è molto bello vedere e sentire che certi semi, qualcosa che lasci dopo un percorso appunto di relazione, no? Di stage, di condivisione di un'esperienza come quella del Festival in Equilibrio, in realtà questo porta dei frutti, e quindi essere stati chiamati da te a condividere questo momento, tra l'altro con Per e con Forte Braccio Teatro, Pierre, è molto bello, quindi grazie.
Volevo dire insomma, che hai nominato tante volte, no, il Festival L'Equilibrio, collocandolo a Castiglioncello, perché è lì proprio che la sua storia è lì. Il Festival in Equilibrio nasce 23 anni fa a Castiglioncello e da questo luogo e di questo luogo si nutre, esattamente come hanno fatto gli artisti che sono stati in residenza in tutti questi anni, perché il Festival in Equilibrio, in realtà, quando tu parli di esperienza, di condivisione, di momento di socializzazione, ha questa natura perché è una nasce come residenza artistica. La sua specificità è quella, come luogo di accoglienza per gli artisti che dimorano e lì creano realizzano delle percorsi ed opere. E questa condizione, diciamo, di condivisione, poi senz'altro si porta durante il festival, perché in realtà nascono e si creano e si approfondiscono delle relazioni che poi determinano il clima di un festival e di un luogo. Adesso questo luogo non è più Castiglioncello, ma è diventato Rosignano Marittimo, che ha una storia e un'identità completamente diversa. Questo spostamento ha spostato radicalmente il nostro pensiero, perché ci siamo resi conto che veramente sono i luoghi a determinare i processi. Anche il processo, il pensiero di una direzione, no? Cioè, si modifica anche rispetto al luogo. Però le residenze e gli artisti diventano degli alleati in questo processo di rinnovamento, di trasformazione, ed è quello che noi abbiamo iniziato a fare l'anno scorso, prima che succedesse tutto questo, con gli artisti, che hanno abitato il nuovo luogo, lo hanno sentito, lo hanno respirato, e insieme abbiamo provato a trovare delle strade perché questo luogo ci restituisse emozioni, percezioni e ci aprisse nuove opportunità. Ed è quello che è accaduto. Per cui quando abbiamo deciso di fare il festival, spostandolo chiaramente, perché normalmente a luglio, e l'abbiamo proposto una piccola parte a luglio e un'altra parte a settembre, l'edizione di settembre è stata un'edizione che è nata da quella terra, da quel luogo, perché i luoghi vengono vissuti dagli artisti e inizialmente come nella loro geometria scomposta, poi trovano una collocazione rispetto al loro pensiero e poi questo viene restituito al pubblico. Questo avviene durante le residenze e questo è avvenuto tante volte a Castiglioncello, quando eravamo lì, con Fortebraccio Teatro. Cioè spesso Fortebraccio Teatro sceglieva Armonia come luogo dove risiedere, alle volte dove far nascere delle opere, altre volte dove provare a stare in una condizione ideale per poter portare avanti un processo creativo. Quando parlo di opere e lavori che nascono, mi riferisco in particolar modo alle Metamorfosi, no? Che tu stessa hai indicato come in realtà testimonianza che non è stata testimoniata, cioè evento, no, neanche evento, condizione unica. Perché, insomma, faccio una piccola parentesi per gli studenti di questo progetto, esistono solo poche testimonianze fotografiche, una delle quali è stata scelta da me come locandina di questo contenitore che ho chiamato che Roberto ha chiamato, perché poi ci siamo sentiti, Fortebraccio Remoto, e quindi mi piaceva mettere questo palcoscenico, questo boccascena che in realtà dà sul mare. Sul mare, sull'infinito, sull'orizzonte, no? No. E sono condizioni che potevano nascere soltanto in quel luogo lì. È chiaro che tutto è partito dall'immaginazione, cioè Roberto Latini conosceva perfettamente Castiglioncello, avendolo abitato per tanti anni, no? Avendo fatto tantissime residenze in quel luogo, quindi c'erano dei luoghi che amava particolarmente e lì aveva avuto quella immagine, quella di quel luogo aveva avuto quella percezione, e quando ci disse me a Fabio vorrei montare un boccascena sulla spiaggia, sul mare, e il ruolo della residenza creativa è proprio quello di accogliere e rispondere ai desideri degli artisti laddove è possibile, però andargli incontro il più possibile,
in una reciprocità e una fiducia profonda. E con Fabio abbiamo detto va bene, proviamoci. E così è successo. Ed è successo un miracolo che chi c'è stato, chi l'ha potuto vivere, l'ha vissuto. E alle 7 della mattina c'è stato l'incanto. È apparsa Alessandra Cristiani dall'orizzonte, portata da una zattera. E scusa, sotto la zattera c'era Max Mugnai che d'acqua la zattera. Mamma mia. No, comunque approfitto di questa piccola pausa, diciamo, per chiedere due cose. La prima è, ma adesso vi siete spostati, diciamo, definitivamente a Rosignano o è solo in periodo Covid? E la seconda questione è, visto che connessi ci sono molti studenti anche della triennale, quindi gente che ha proprio appena iniziato a studiare teatro, non abbiate remore nello spiegare effettivamente come funziona una residenza, che cos'è, che cosa si fa, perché sicuramente non ci sono parole banali, ecco, è tutto... Tutto fa brodo, come si suol dire, ed è tutto molto utile da sapere per gli studenti. Rispondo io, Fabio? Allora, Ti saluto, ci vediamo più tardi, semmai. Ciao Fabio, grazie. Ciao. Allora, noi siamo definitivamente, siamo in forma definitiva, Rosignano Marittimo, sì. Abbiamo a disposizione una residenza, quindi delle camere per gli artisti, un luogo dove possono proprio abitare, e abbiamo un teatro che è stato, diciamo, allestito proprio grazie e per la nostra presenza, cioè perché c'è un presidio culturale, un presidio è una residenza artistica come Armonia, oltre alle stanze e agli spazi per gli artisti c'è bisogno di luoghi dove poterli far provare. E quindi abbiamo uno spazio teatrale, una sala prove e un capannone industriale che è un altro luogo usato in estate. E poi abbiamo la natura. E ora per fare un riferimento e tornare al contemporaneo voglio passare e raccontarvi anche velocemente cosa, appunto, le residenze cosa sono. Sono luoghi dove gli artisti vengono accolti, spesso e volentieri ti propongono un progetto, ti scelgono come luogo. Armonia non fa bandi, tranne in condizioni particolari, quando lavora in rete lavora su bando, altrimenti Armonia sceglie e individua gli artisti da accompagnare, in un certo senso, accompagnare nelle loro produzioni. E quindi succede che ti presentano un progetto, ti raccontano un desiderio, e se questo desiderio trova una corrispondenza rispetto anche a un processo, perché una struttura comunque ha un progetto artistico, un pensiero, ha un luogo di riferimento, e lo accogliamo offrendo agli artisti uno spazio teatrale, uno spazio dove dormire, dove essere curato, una cuoca che cucina per loro, assistenza tecnica e anche c'è anche, diciamo, un supporto di natura economica alla loro ricerca. Voglio parlare velocemente perché c'è Pierre e perché ci tengo tantissimo a raccontare poi come il passaggio a questa nuova edizione di festival a Rosignano Marittimo, no? Sempre a proposito di residenze, come abitare questo luogo durante il festival, come restituire l'identità di questo luogo attraverso gli artisti, usando come contenitore il festival. Noi abbiamo convocato, chiamato appunto, ecco, nel discorso, diciamo, dello sceglierci, Pier Giuseppe Di Tano, Ilaria Drago, Marcello Sambati e Alessandra Cristiani, e abbiamo affidato loro chiavi in mano, come dire, la natura di Rosignano Marittimo. Gli abbiamo raccontato anche le nostre paure, perché le nostre incertezze, il nostro spaesamento, il fatto di aver cambiato sede, e insieme a loro abbiamo provato ad immaginare cosa questo luogo potesse davvero potentemente restituire. E una volta lasciata a loro la collina e le mura di questo borgo antico, perché Rosignano Marittimo è un borgo medievale, loro lo hanno trasformato, lo hanno abitato, e anche in questo caso abbiamo
cioè hanno realizzato degli eventi, dei momenti di estasi unici, che sono venuti addirittura alle 6 della mattina, quindi abbiamo visto l'alba insieme a Pier Giuseppe Di Tanno e insieme alla natura selvatica di Alessandra Cristiani. E anche questi sono momenti che sono nati e terminati lì. Però le residenze artistiche sono anche questo, cioè abbiamo giocato seriamente insieme, ci siamo messi in gioco e abbiamo noi creato le condizioni perché le cose avvenissero, e gli artisti le hanno fatte avvenire, e chi c'è stato le ha vissute. E le residenze artistiche sono anche questo per noi. Certo, e poi quindi quest'anno, tra l'altro, appunto Pier era in residenza, quindi senza Roberto Latini, quindi ci potrà raccontare sia di questa esperienza dell'ultimo anno, a cui ha partecipato anche Roberto Latini, perché come mi ricordavi prima, poi ha fatto un'apparizione estemporanea nella fase settembrina del festival, e invece Pier appunto ha partecipato alla residenza, e prima ancora è stato in residenza per provare Sei, che è appunto lo spettacolo che vediamo dopo. Ti passiamo la parola, Pier. Sì, ma una cosa che ci tengo a dire è che il territorio è assolutamente, voglio dire, l'identità geografica, come siamo abituati a concepirla, ma per me, credo anche per Angela, insomma, credo sia un concetto condivisibile, e soprattutto la fatto dalle persone che lo abitano, cioè è la mappatura proprio delle soggettività che lo compongono e che producono l'identità del luogo. Nel caso di Armunia è la vocazione principale del posto, credo. Quindi se dovessi dire con Angela che cosa significa essere in residenza, forse vivere insieme è la frase, diciamo, l'espressione che mi viene più calzante. Si vive insieme. Poi se questo vivere produce arte, quell'arte forse è la vita. Va bene, adesso non mi voglio perdere. Comunque, rispetto all'ultima azione che è stata concepita lì ad Armunia, è stato un onore essere chiamato con artisti con i quali insomma ho avuto sempre il desiderio di potermi relazionare, e B perché appunto all'interno di questa vocazione di produzione della soggettività in qualche modo ci hanno incaricato di essere l'identità del luogo, di rappresentarla, e soprattutto di inaugurarla in un luogo diverso, quindi in qualche modo essere fondativi in questo luogo, mettere le radici in un altro territorio. Quindi c'era questa ovviamente eredità ventennale di un festival che ha una lunghissima tradizione, però in qualche modo si andava ad installare in un territorio vergine, no? In cui il futuro era ed è completamente tutto da scrivere. Quindi grande onore. E per quanto riguarda la mia storia ad Armunia, voglio dire, anche nel caso di Sei, io ho conosciuto Roberto a Chiusi per un progetto che poi è naufragato. Ma in realtà il riconoscimento vero c'è stato proprio ad Armunia. Cioè io debuttavo con Lucifer, che è un lavoro in cui da solo, e lo stesso giorno Roberto debuttava con Cattico De Canti. Cioè condividevamo lo stesso camerino, eravamo in due sale del castello vicine, e dunque questo è proprio l'emblema di ciò che la storia, diciamo, è la parabola di ciò che Armunia fa, unisce veramente le soggettività artistiche e fa in modo che queste contaminazioni, queste crasi, queste fusioni accadano in una maniera virtuosa, fornendogli assolutamente tutte le disponibilità e gli accessori di cui si ha bisogno, ma soprattutto la dimensione, oserei dire, anche se è una parola abusata, energetica, cioè c'è veramente un grande campo di risonanza nel quale queste reazioni vengono scatenate in una maniera, ripeto, virtuosa. Certo, poi tra l'altro, scusami se ti interrompo, io esorto anche gli studenti a fare attenzione, come sempre, alle persone che vengono nominate. Quindi i giorni scorsi abbiamo nominato
spesso Claudio Morganti, adesso sentite i nomi di Alessandra Cristiani e Marcello Sambati, insomma sono sicuramente personalità artistiche che hanno segnato un po' la storia del teatro degli ultimi 20 anni, quindi non lasciateveli sfuggire, ecco, registrateli in qualche modo e ricordateli. Sì. Dicevi o non dicevi? Per me l'accento, appunto, quando si parla di armonia è il valore di questa rete relazionale che Fabio e Angela hanno veramente la cura, l'edizione, la cura di... Sì, no, la cura è veramente una dimensione in cui anch'io mi sono riconosciuta in questa esperienza ad armonia. E se vogliamo magari andare invece più sullo specifico, poi prima di fare questa parentesi ho interrotto Angela che stava iniziando a parlare del progetto Metamorfosi, eravamo arrivati a Max Mugnai che spinge la zattera su cui si trova Alessandra Cristiani, e quindi proseguiamo da lì. Ma continuo io? Continuo io? Prego. In realtà volevo accennare a questo progetto perché, ripeto, è un progetto che non ha esattamente come quello che è stato proposto quest'anno e che ha visto protagonisti appunto Pierre, Alessandra, Marcello, Ilaria. Metamorfosi è un progetto che con quella forma è nato lì e non so come dire, si è dissolto lì, ecco, preferisco immaginare la dissolvenza di un'immagine, perché così è, e non sarà mai più riproducibile. E quel miracolo lì è stato realizzato grazie ad una grande regia, nel senso un gran pensiero, che è quello di Roberto, e alla interazione di artisti straordinari, nonché di uno staff tecnico e dell'ausilio determinante di Max Mugnai e Gianluca Misiti. Però ci tengo anche a indicare anche chi erano gli artisti che hanno collaborato, sono stati dentro questo processo creativo, e sono Alessandra Cristiani, Ilaria Drago, Roberto Latini, Savino Paparella, che abbiamo conosciuto perché era con noi alla prima puntata, Savino, e qualche volta c'è stato anche Francesco Pennacchia, è apparso anche lui, perché l'altra, e anche lui abbiamo conosciuto perché Savino attualmente sta abitando con Francesco Pennacchia e si è connesso proprio dal suo computer. Ma infatti la meraviglia poi di lavorare, di avere l'onore, perché per una residenza artistica è un onore essere scelti e poter dialogare con questi artisti, e il fatto che anche questi cast in questo tipo di ricerca e di progetto, che è un processo in realtà veramente, sono mobili nelle metamorfosi alcune cose accadono, no? E si trasformano, no? E quindi anche in questo caso c'è stata la presenza di Francesco, a un certo punto è arrivato anche lui nel processo, nel cast. Quindi, che dire, la bellezza è quasi sempre essere stati scelti da Fortebraccio Teatro come luogo dove far partire il processo creativo, cioè quello che ci diceva, che ci raccontava Roberto, ma non solo Roberto, anche altri artisti, che quando arrivavano a Castiglioncello, va bene, parlo di Castiglioncello solo perché è l'ultima tappa dove sono nati proprio dei lavori. Ora su Rosignano Marittimo ci stiamo avvicinando a farlo, tempo e contesto permettendo, insomma, e ci ho sempre detto che, e ci dicono gli artisti, che è un luogo che veramente fa nascere, fa è possibile creare e arrivare in un tempo anche immediato, veloce, ad avere delle intuizioni che sono quelle giuste. E sicuramente, come dice Pierre,
la condizione particolare che c'è, quella della pura, appunto della cura, ma io credo anche che sia la condizione del tempo, nel senso che gli artisti, sempre nel rapporto di reciprocità che si crea, gli artisti arrivano e possono prendersi tutto il tempo che vogliono e stare in quel tempo lì, e questo è un tempo ricchissimo. E questo è avvenuto sicuramente per il Cantico, che i primi giorni di prova Roberto, Gianluca e Max li hanno realizzati lì, in una sala del Castello Pasquini, ed è nato lì quel favoloso monologo. E tanti lavori, Roberto ci ha chiesto di farli iniziare, anche sei, è partito nella sala del camino di Rosignano Marittimo, e mi ricordo che credo dopo una settimana io venni a vedere una prova e conobbi Pierre e rimasi così incantata da questa sirena meravigliosa su questo pilastro, no? Che sì. Beh, perché poi è bellissimo anche quando, anche lì c'è molta cura e attenzione, non è che si entra in sala prova e così, cioè si chiede un permesso, la disponibilità dell'artista ad aprirti lo spazio, la sala, a dirti quando, perché c'è tanta cura in questo, c'è tanta cura reciproca in questo, rispetto, e quindi quando Roberto ci ha permesso di guardare, noi abbiamo visto l'inizio di questo lavoro. E per poi vederlo al festival a debuttare, insomma. Quindi. Quali sono, diciamo, in ordine cronologico o anche inverso, i progetti che Forte Braccio Teatro ha provato o fatto nascere, o anche magari diciamo presentato da voi? Oh mamma mia, si va indietro nel tempo, si va. Perché poi tu hai citato, non mi ricordo, insomma. Forse prima, o forse l'ho pensato io senza che tu lo citassi, no, mi sa che l'ho pensato io, l'Ubu Incatenato, che è un progetto, diciamo, di qualche anno fa, però Gianluca Misiti, che ce ne parlava, ci raccontava del pupazzo pasquino, chiamato così proprio in onore del Castello Pasquini. Sì, mi sa che quello fu il... uno dei, cioè se non il primo lavoro che portarono, che ospitammo, sì. E c'è stato Lucignolo, e prima ancora, oddio, ma forse quasi tutti i lavori, forse, sì, credo, sì. Penso che quasi tutti i lavori Roberto li abbia portati da noi. E, andando indietro nel tempo, dal 2003-2004 ad oggi, sì, quasi tutti, sì. Ora, non tutti sono nati lì, però quasi tutti i lavori un tempo di residenza lo hanno avuto, sì. Questo. E questi che nella fattispecie sono nati da voi, quali sono? Sicuramente... Cantico dei Cantici, forse anche Giganti della Montagna, lui ha fatto un primo step di prove, e Metamorfosi, 6. Basta, credo no, ma no, probabilmente mi dimentico qualcosa, ma sicuramente questi sì. In Exitu, è vero, in Exitu, sì. Tra l'altro, insomma, vi ringrazio perché In Exitu è uno degli ultimi lavori di Roberto Latini, non abbiamo avuto modo di parlarne tanto e mi dispiace perché, insomma, è un solo, è uno spettacolo, diciamo, più piccolo di quelli che vedremo la prossima settimana, che sono nati contemporaneamente, cioè il teatro comico e Mangiapoco. Però, secondo me, insomma, è uno spettacolo che io ho amato molto, nella sua estrema complessità, perché insomma
Roberto ha fatto veramente uno spettacolo molto 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 complesso, e non parlo solo di una questione linguistica, anzi forse la questione linguistica da un certo punto di vista non è neanche la questione, nel senso che poi dopo un po' ti perdi proprio nella musicalità di questo milanese, che è quasi inaccessibile anche per me che sono nata in provincia di Milano. Però è proprio uno spettacolo secondo me stratificato e che tocca con, come dicevamo ieri, la trasfigurazione poetica che è propria di Roberto, una serie di temi secondo me molto, non mi piace usare questa parola ma la uso perché mi viene questa, urgenti. E poi avete citato anche, hai citato anche I Giganti della Montagna, che è un altro progetto di cui, insomma, anche per chi ha seguito le tappe precedenti che siamo riusciti a fare in presenza con Gianluca e Max, non è stato particolarmente approfondito, nel senso che diciamo avrebbe dovuto parlarne molto Gianluca, che poi invece si è concentrato su altro, giustamente, perché ha consentito anche agli studenti di ripetere l'esperienza dell'installazione Carta Carbone, che è stata ospitata al Kilowatt Festival di quest'estate. Però dei Giganti della Montagna esiste, diciamo, un video completo che potete trovare su YouTube, sulla pagina di Forte Braccio Teatro, e quindi, insomma, quello è totalmente reperibile, e vi consiglio, anche un po' per completare i nostri discorsi, di andarvelo a guardare. Anzi, guardate, adesso vi metto il link nella chat. Quindi, se volete anche raccontarci un po' che cosa è successo nelle prove di questi lavori, nella fattispecie quelli che sono nati da voi, abbiamo parlato di Metamorfosi, ma ce ne sono tanti altri, quindi, o forse Pier, vuoi parlare tu intanto dello specifico di Sei? Cominciamo ad avvicinarci al lavoro che vedremo oggi. Sì, faccio un piccolo veramente difficile, come dire, testimoniare l'invisibile. È chiaro. La mia esperienza con Roberto entra a pieno regime, voglio dire, con cittadinanza di diritto in questo regime proprio dell'indicibile, quindi diciamo che sento che le parole mi abbandonano, ma ci provo, eh. Tutto questo per cominciare con una difficoltà, poi andiamo semplificando. No, guarda, all'inizio è sempre così, nel senso che è proprio il mezzo che ti porta, secondo me, anche a una... Esatto. Soprattutto per chi come te, come me, è abituato alla relazione dal vivo e la scelta programmaticamente, sì, insomma, è molto straniante questa condizione di, no, ma in realtà non è, trasmissione televisiva. Sì, ma non è la prima volta che, voglio dire, mi si chiede com'è stato lavorare con Roberto, com'è stato il processo, insomma, mi si chiede di donare delle parole a un'esperienza di vita come quella passata con lui, e ogni volta mi trovo nella stessa difficoltà, nel senso che nel suo sempre lo è forse, ma in questo caso specifico veramente lavorare insieme è stata una questione di emanazione fatta di presenza, di vicinanza, di corpi che abitano uno spazio, ecco, per ritornare alla questione di armonia, quindi qualcosa di sottile che avviene e che non prevede il fatto che possa essere definito, no? Non, ad esempio, quando poi, una cosa che succede molto spesso, io manifesto questa mia difficoltà, mi chiedono, sì, però, voglio dire, come ti ha diretto? Quali sono state le... Non ci sono state, cioè, non so come dire, non è tutto abbastanza difficile da poter descrivere. Però da dove vuoi che cominci? Da qualche parte magari bisogna iniziare, al di là di questo piccolo prologo. Guarda, lo so, potrei chiederti il diario di bordo, ma mi sembra un po' vago. Poi, cioè, nel senso, ti capisco in questa difficoltà, perché, insomma, ce lo diceva anche Savino Paparella l'altro giorno, che Roberto,
comunque è un artista che insomma basa il suo processo creativo sulla collaborazione alla pari anche che gli può dare chi lavora con lui, no? Questo per esempio mi sembra un punto che si può sottolineare, non so se sì. Hai qualcosa da dire in proposito. Beh, si potrebbe parlare ad esempio del... Adesso... Anzi, guarda, scusa, finisci e poi partiamo con il giochino, o se vuoi parto subito. Vai. No, visto che appunto i giorni scorsi, diciamo, le nostre conversazioni si sono svolte per lo più fra noi, diciamo, conduttori, ecco, aprirei direttamente agli studenti che magari hanno delle domande, avendo anche ascoltato quello che ha detto Savino su come si lavora con Roberto. Ovviamente non ci sono delle domande stupide, tutto va bene, perché insomma, quanti anni ci avete? 20, tra i 20 e i 25? È chiaro che non avete la stessa esperienza scenica di Pierre, quindi approfittate anche della sua presenza per chiedergli appunto come si lavora con gente che fa teatro in un certo modo. Posso fare una domanda io? Ah, scusami. Prego. Savino l'altra volta parlava dell'abbandono della pretesa d'azione, cioè del fidarsi ciecamente della scena e non partire con delle, insomma, quasi di una pretesa di dover mostrare qualcosa, di dover rappresentare qualcosa. Volevo chiedere a te come hai vissuto questo aspetto, come ti sei abbandonato, come hai avuto la percezione dell'ascolto rispetto a tutti gli elementi che poi costituivano la scena, persone... E elementi anche che non sono persone, voglio dire luci, musiche. Sì. Grazie Ivan. Allora, per quanto riguarda l'origine del nostro incontro, io potrei definirlo un riconoscimento, nel senso c'è stata proprio un'azione di allo specchio tra me e lui. Poi lo spettacolo, questo lo palese in maniera molto forte, voglio dire, ci sono state anche delle persone che hanno avuto difficoltà all'inizio nel riconoscere che non fosse Roberto, nonostante non ci fosse la minima pretesa di, voglio dire, di emularlo, imitarlo, di richiamarlo sulla scena, ma questo accadeva ed è accaduto nel vederci anche in scena all'inizio. Quindi credo che succeda sempre quando un artista invita un altro, insomma, una sorta di riconoscimento, però in questo caso è stato proprio una modalità fortemente specchiante. Detto questo, un motivo del quale sicuramente avete parlato, una mantra di Roberto, è assolutamente quello di non disturbare mai lo spettacolo, una frase che ripete molto spesso. E in questo anche c'è stato un grandissimo riconoscimento, nel senso io voglio dire con altre parole, ma faccio di questa formula anche la formula magica del mio modo di fare teatro. Dunque credo che si tratta appunto più di, nel caso di Sei segnatamente, di farsi soglia, di essere una sorta di medium, lasciare che le cose accadano ma senza appunto forzarle. È più un lasciarsi guardare, che è un'azione molto difficile rispetto al mostrare o all'indicare o a forzare il fatto che le cose accadano. Cosa poi significa questo giro di parole che faccio a livello proprio fattivo? Mi rendo conto che non saprei dirlo in un'altra maniera, perché poi è proprio una modalità fondativa del proprio modo di abitare la scena. E dunque, in questo senso, rispetto alla domanda che mi viene fatta, la presenza fisica e musicale e di anima di Roberto già dice tutto, cioè coabitare lo spazio della scena o anche di una tavola mentre si mangia con Roberto, voglio dire, già crea un campo di un certo tipo che ti permette di capire che una serie di cose non c'è necessità che vengano fatte o messe in azione. Quindi è proprio una questione di, come dire, di radiazioni che partono da un corpo, in questo caso specifico quello di Roberto. Sto facendo una divinità, ma un po' lo è.
No, molto bello anche questo tuo definirti soglia negli incontri in streaming, perché purtroppo abbiamo già dovuto fare degli incontri in streaming questa primavera, purtroppo ma anche per fortuna, perché poi quello che abbiamo cercato di fare è stato trasformarli in occasione. Sono stati ospiti anche Daria De Floriani, Antonio Tagliarini, anche loro sono passati da Armunia ovviamente. E Daria, tra l'altro citando il maestro di Buto che anche tu hai incontrato, penso fosse proprio la stessa persona, parlava di corpo-paesaggio. È proprio un passaggio dell'incontro con Daria e Antonio che è stato talmente sorprendente che l'ho anche riproposto sulla pagina Facebook del GUT in forma di pillola, quindi ci sono questi 30 secondi di Daria che parla di un corpo che non è un ingombro, corpo carne, ma di un corpo che proprio come una soglia si lascia attraversare e consente di vedere oltre. Esatto. L'hai detto benissimo. L'ha detto Daria e a Daria l'ha detto qualcun altro, quindi tutti in realtà ci cerchiamo di ritradurre con parole nostre quello che qualche persona che abbiamo avuto la fortuna di incontrare ci ha detto. E anche per me, tu parlavi di Roberto come una divinità, insomma l'incontro con Roberto è stato fondamentale per mettere insieme dei pezzi in un certo modo, il discorso di cui anche abbiamo parlato, che lui fa sull'immaginazione e la differenza rispetto alla mera rappresentazione, si ricollega anche a quello che tu dicevi rispetto all'invisibile, che non riguarda solo, diciamo, la dimensione della relazione con l'artista, che non è completamente verbalizzabile, ma riguarda poi quando trasporti quella cosa sulla scena, anche un lavorare su tutto quello che va oltre l'immagine fisica che abbiamo sotto gli occhi, no? Non so se Angela o tu stesso vuoi aggiungere qualcosa, se no quello che si sta dicendo, una delle confessioni molto intime, adesso voglio dire, riaffiorano ricordi. E, una delle prime cose che mi chiese prima di iniziare una prova era: Pier, che cos'è l'attore per te? Proprio domanda, no? Facile. Iniziare una prova, credo che sia. Però mi interessa più citare la sua risposta. Cioè, lui mi disse: l'attore è colui che reagisce alla scena. Mentre il performer, perché si parlava appunto di questa differenza tra attore e performer, di questo divario che viene spesso, di cui si parla spesso, invece il performer è la reazione. Quindi l'attore è colui che reagisce alla scena, il performer è la reazione. Questo credo che sia anche abbastanza un punto cardine, chiave della modalità di stare in scena fortebracciana, fortebraccesca. Angela. Io invece volevo raccontare che di tutta quella parte invisibile che c'è durante le prove, alle quali io in realtà non ho mai assistito, perché le vere prove sono tutto ciò che è offline, ma nel senso che tu non vedi i dialoghi, la scelta degli incastri, musical, la relazione o con Piero o con Gianluca o con Max. Ecco, io ho tutta quella parte invisibile, che poi è quella che compone in realtà il lavoro, io mi sono sempre sottratta, nel senso che c'è una sorta di pudore nello stare, perché quella è la parte preziosissima, no? Cioè tutto quello che è questo dialogo, per esempio, che c'è stato fra Pierre e Roberto, è preziosissimo, doveva avvenire dentro quella intimità che è la loro. E quindi in realtà io ogni volta che ho condiviso dei momenti di prova erano quelli dove appunto veniva
diciamo, fatto vedere lo stato di un lavoro, ecco, ma tutto quello che c'era al di fuori di questo lavoro, per pudore e rispetto, io non l'ho mai voluto vedere. Anche perché, tra le altre cose, quello che ho notato è che la residenza è durante il periodo di ricerca, ogni momento è ricerca. È ricerca il momento in cui si pranza insieme, è ricerca il momento in cui si va dalla sala prove al bar, è un momento di ricerca il prepararsi il caffè. E sono tutti quei tagli, ecco, quelle piccole parti che sarebbe bello poter guardare, no? Ma è bene non fare, perché sono quelle le parti che sostengono veramente il progetto, ecco. E quindi per quanto mi riguarda, diciamo, io ho poco, no, da raccontare rispetto a questo, all'invisibile. Io ho solo percepito l'invisibile. Grazie. Sei quella che lo fa esistere. Sono quella che lo fa esistere, sì, spostandomi subito, cioè mi metto subito al lato, ma è veramente una questione di grande, grande rispetto verso il loro lavoro. Sì, è un grande tema, secondo me, questo di cui stai parlando, perché molti invece in questo momento artisticamente stanno facendo anche una ricerca complementare, no? Non opposta, ma proprio complementare, cioè lavorare su come appunto rendere accessibile la fase proprio del farsi dello spettacolo, senza che diventi appunto una sterile esibizione di metodi di lavoro, ma facendo sì che risulti un momento inclusivo, no? Però dall'altro lato ci sono anche i momenti che consentono i posti come Armonia, in cui appunto, come dicevi prima, c'è la possibilità di prendersi quel tempo che sempre manca per stare in qualche modo e riconnettere i fili del proprio pensiero. E questo aspetto del tempo fa parte della cura, anche, che dicevamo prima. Io esorto veramente gli studenti in questa occasione a esporsi in maniera ovviamente protetta, come stiamo facendo, perché insomma, mi sembra che quello che stanno dicendo Angela e Pierre susciti insomma molte domande e apra molte questioni. Cioè, abbiamo la possibilità di chiedere come lavorano, anche come pensano in qualche modo una direttrice artistica e un attore che appunto ha avuto un ventaglio molto variegato di esperienze, quindi chiedete davvero curiosità, insomma, quello che volete. Anche come faccio a venire ad Armonia, per dire che treno devo prendere. No, vabbè, quello lo trovate, però insomma, per farvi capire che non fate tesoro di questa occasione, perché è pur sempre un laboratorio didattico e i protagonisti in qualche modo siete voi, i destinatari di quello che stiamo facendo. Penso soprattutto anche a chi magari ha già seguito la parte con Max e Gianluca e adesso ha la possibilità di appunto proseguire dei pensieri già fatti, oppure a chi appunto magari non conosceva minimamente il lavoro di Roberto Latini e Forte Braccio Teatro prima di questa occasione. Lo so che genera un po' di... No, adesso posso dire una cosa?
non hai idea di come si proceda, specie in un contesto universitario, dove immagino ci sia bisogno appunto di fonti, di informazioni, di materiali da comunicare, da passarsi. Ma no, guarda, io non sono di questa scuola, cioè no, poi ogni tanto faccio finta di essere quella che cerca di mettere insieme le informazioni, però non ci credo neanch'io. In questo caso voglio dire, il mio dare voce a una difficoltà e così fare entrare subito questo regime dell'invisibile è proprio per contrastare questa tendenza che immagino ci sia, nel senso proprio scontrarsi col fatto che tutto quello che accade al teatro è difficile che se ne possa poi parlare. Lo facciamo, continuiamo a testimoniarlo, continuiamo a farlo, però c'è sempre irrimediabilmente qualcosa che sfugge ed è bene che fugga, voglio dire. Quindi anche questo silenzio in realtà è molto prezioso, no? Sì, sì. E poi diciamo che sono iniziative anche atipiche quelle che stiamo organizzando più o meno da 6 mesi a questa parte, perché io non penso che gli studenti abbiano molto spesso poi di fatto la possibilità di confrontarsi con chi poi il teatro di fatto lo vive sulla propria pelle, nel senso che si fanno giustamente, per carità, per essere chiari, molti esami sulla storia del teatro, su Stanislavski, eccetera, eccetera, però c'è appunto, ho visto la domanda, grazie Elio, però appunto, come diceva Andrea Porcheddu nel primo incontro, cioè anche oggi ci sono dei maestri viventi, no? Chiaramente, insomma, per i viventi è più difficile guardare dall'esterno, no? Un percorso, una storia, però io sono dell'idea che ci siano certe figure che proprio sprigionano una luce e in qualche modo si riconoscono. Leggiamo la domanda di Elio. Allora. Qual è l'importanza del Festival Oggi? Vai, ok, scusami, rileggila che ti ho parlato sopra. Qual è l'importanza del Festival Oggi anche alla luce del periodo attuale? Devo rispondere io? Anche perché... E per tutti e due, e questo mi piace perché ci sono tutti e due i punti di vista e un punto di vista non prescinde dall'altro. Certo. E personalmente credo che siano imprescindibili i festival proprio in questo momento, sia i festival che le residenze artistiche. Le residenze artistiche perché sono l'unico luogo che è ancora, dove è ancora possibile lavorare in questo momento di chiusura. Le residenze artistiche, quindi le prove per gli artisti, gli spazi prova e i luoghi di ospitalità per gli artisti funzionano. Quindi questo garantisce continuità. E per fortuna, perché la continuità del lavoro degli artisti garantisce anche la continuità del fluire di un pensiero e dell'immaginazione di chi dirige questi luoghi. Perché senza gli artisti e senza la condivisione costante muoiono, si seccano le strutture non si basano sulla direzione artistica intesa come ego, ma funzionano soltanto dentro un dialogo, nel parlarsi accanto, artista e diciamo curatore, preferisco usare questa parola. Il ruolo dei festival è proprio quello di riuscire a stare in un luogo alla luce del periodo attuale, come tu dici, guardando il periodo attuale e quindi abitando un luogo e proponendo momenti di estasi o momenti per essere insieme proprio per quel luogo e in risposta a quel luogo lì. Cioè il festival è quanto più di metamorfico possa esistere, ecco perché è assolutamente importante oggi,
perché non è statico, è mobile, si trasforma, si cambia, cambia sia in base al luogo che in base agli artisti che individua per quel luogo lì e per quella condizione. Quindi dentro l'assoluta trasformabilità che ha un festival oggi è imprescindibile, esattamente come le residenze artistiche, perché sono leggere e mobili. Come questo momento, zona gialla, zona verde, zona arancione, che si cambia costantemente, no? E anche i festival sono così, ecco. Un po' più poetici, se me lo permetti. No, mi piace molto che tu abbia utilizzato l'aggettivo leggero e anche la parola estasi, che insomma non è frequente sentire utilizzare da una curatrice artistica. Tra l'altro nel frattempo vedo che si è connessa anche Clarissa Veronico, la salutiamo, è stata con noi ieri e come tutti i conduttori che si rispettino passo la parola a Pierre per la sua fetta di risposta. Ma per me sul periodo attuale, rispetto a sì, l'importanza di un rito, cioè sono accampamenti contemporanei in cui accadono delle cose magnifiche, si dissolvono, parlo dei festival, e si creano famiglie che poi anche quelle scompaiono. Credo che sia proprio umanamente fondamentale adesso, sia per chi di questo ha fatto il proprio lavoro, insomma, sia per la comunità, voglio dire. Quindi la mancanza è assolutamente grande, potente. Sono contento di sapere, insomma, che si possono fare ancora residenze, ci si possa comunque incontrare in reparti protetti, continuare a ricercare, fare le prove. Se non ci fossero questi luoghi, voglio dire, noi non avremmo assolutamente la ragione di comparire. Nel caso di Armonia, poi, di quest'anno, ancora più potentemente, perché come diceva Angela, appunto, sono state creazioni concepite per conoscere la nuova collettività, sono state iscritte nei luoghi e quindi non solo nei teatri o nei luoghi performativamente più canonici, e dunque in un contesto, in un tempo in cui di questo contatto si è privati, personalmente in me ribadisco l'importanza di una dimensione come quella dei festival, no? Voglio dire, regalano veramente uno sguardo rispetto alla realtà produttiva, pare brutto, però sì, produttiva contemporanea dal punto di vista delle arti, che secondo me è veramente molto prezioso. Poi andando appunto in un festival come Armonia, è veramente ciò che stupisce l'ampiezza di questo sguardo, cioè si riesce a raccogliere in un tempo anche abbastanza concentrato danza, arti performative di vario genere, teatro in questo caso, quindi voglio dire, tolto questo, cosa ci rimane? No, poi tra l'altro, insomma, spesso i festival hanno anche quella libertà di poter programmare anche insomma cose che su altri palcoscenici, in altri contesti non verrebbero programmati. L'anno che andai io ad Armonia ci fu appunto una sorta di spazio dedicato proprio alla danza proveniente dal Medio Oriente, se non ricordo male, Angela. Sì, era il progetto dedicato, il focus sui coreografi medio orientali, sì. Grazie ai festival questi artisti sono potuti venire in Italia e circuitare, girare in diversi festival che insieme hanno costituito una rete, ma una rete volontaria, nel senso che ci siamo uniti, 5-6 luoghi, e abbiamo deciso di andare in Libano, in Marocco, a guardare cosa accadeva, e da qui
invitare gli artisti che maggiormente in quel momento storico, ma come lo sarebbe ora, soltanto che ci sono altre condizioni ancora più restrittive in questo momento, non avevano possibilità di provare, lavorare e portare avanti la loro ricerca. Artisti provenienti dall'Iran, dalla Palestina, e con grandissima difficoltà, e lì c'è proprio l'impegno, veramente la volontà di farli venire, di essere presenti dentro un dibattito, un'emergenza, perché di questo si tratta, di natura culturale, sociale, abbiamo deciso di ospitarli in residenza e di dargli la possibilità di provare e di mettere in scena lavori che probabilmente lì non avrebbero mai potuto realizzare. L'auspicio è quello di poter continuare a lavorare in questa direzione, ce lo siamo ripromessi, perché per non lasciare che le cose accadano così in estemporanea, perché figlie di un momento magico in cui questi operatori si sono incontrati e hanno messo in moto dei meccanismi per realizzare dei progetti e poi svaniscono. E dare continuità a questo diventa il valore. E speriamo di poterlo fare. Ecco, in quell'anno lì questo avvenne. L'anno in cui ci sei stata tu è stato un festival pazzesco, durato 3 settimane. Sì, poi esatto, più lungo del solito. E se ci penso dico, ma non si sa che cosa parte quando si decide di fare queste cose, però parte un'energia invisibile che ti porta, e poi arrivi in fondo, e questo devo dire che si arriva in fondo grazie veramente al lavoro di tutti, perché il lavoro degli stagisti è straordinario e può essere anche curato bene, nel senso che puoi dargli anche le indicazioni giuste, però poi c'era Benedetta Pratelli, che anche lei è stata nostra ospite, esatto, nelle conferenze primaverili. C'era Camilla Rizzi, che adesso, esatto, è felicemente approdata alla Societas Raffaello Sanzio, esatto. Quindi insomma c'erano persone preziosissime che diciamo il festival con il colpo d'occhio, no? lo riuscivano a tenerlo, no? a guardare quello che succedeva, no? Perché questo è importante che accada in un festival, lo sguardo laterale, stare dentro le cose con l'attenzione, indipendentemente dalle indicazioni che si ricevono, insomma. Quell'anno lì fu un festival dove c'era tanta danza e tutto l'estero era legato al Medio Oriente. Poi diciamo che, ampliando un po' il discorso rispetto alla domanda di Elio, secondo me, anche se non è questa la sede, ci sarebbe, però insomma ve la lascio come suggestione, soprattutto appunto agli studenti, ci sarebbero molti discorsi da fare sulla questione dei luoghi, perché io che insomma da qualche anno ormai bazzico in contesti performativi, magari meno, per usare questa brutta parola, mainstream, ho visto anche molti lavori che escono dalle mura del teatro, site specific, progetti appunto di teatro cosiddetto partecipato, teatro diffuso, e paradossalmente questa immersione in un mondo, per usare sempre una parola scivolosa, ma che mi permetto di usare così con valore euristico, in questo mondo del performativo, appunto dopo essere entrata a contatto con queste realtà, paradossalmente mi è venuta voglia di ritornare negli spazi teatrali più tradizionali, perché secondo me anche da lì possono, come dire, partire nuove suggestioni. Però insomma, qui adesso non mi dilungo su questo discorso, ma piuttosto volevo ricordare che proprio l'anno in cui io venni a Castiglioncello debuttò Sei, che è appunto lo spettacolo che vediamo oggi. Quindi mi avvicinerei di più allo specifico di quel lavoro. Se Pier, tu vuoi raccontare così brevemente di cosa si tratta, da dove parte, quali sono proprio
gli spunti. Beh, sei, voglio dire, l'ennesimo tassello di una poetica di più di 20 anni di Forte Braccio Teatro. Riprende, voglio dire, il movimento di quel velatino con cui che esiste nei Giganti della Montagna, e da lì si riparte. Quindi, sempre Pirandello. Roberto sceglie di non stare in scena e di chiamare un'altra persona, nello specifico me, e gli mette in mano tutta l'ultima parte, parlo dal punto di vista testuale, dei sei personaggi in cerca d'autore. Da lì, voglio dire, la difficoltà in questo senso è stata proprio. Sempre per dire, continuare nei discorsi intimi, riuscire a incastonare la propria presenza in più di 20 anni di poetica, voglio dire, che anche personalmente non conoscevo, nel senso che spettacoli che sono stati, e dunque come in qualche modo proseguire questo flusso, prenderne parte, darne valore, dargli valore. Questa è stata, diciamo, la difficoltà maggiore, che in qualche modo però è accaduta semplicemente in questo riconoscersi di cui si parlava prima, cioè nel convocarmi, evidentemente Roberto ha, voglio dire, visto che la mia presenza poteva iscriversi in questo percorso. E, dal punto di vista, sì, poetico si potrebbero dire tante cose. Secondo me, una cosa a cui dare voce potrebbe essere anche l'azione politica che è stata fatta con questa mia convocazione. Dico politica, forse è un termine un po' forte, però nel nostro piccolo paesaggio teatrale potrebbe risuonare anche dal punto di vista, appunto, del fare. Noi ci eravamo conosciuti, faccio una breve sintesi, per un progetto che nasceva a Chiusi, in cui Roberto avrebbe fondato una compagnia che poi sarebbe andata avanti per anni. Questo progetto, dopo la selezione di questo gruppo di attori, naufraga, e la cosa, voglio dire, ci lascia tutti in questo baratro voglio dire, il baratro di un progetto che doveva partire e invece viene assolutamente Come dissolto. mai è naufragato questo progetto? Perché mi ricordo la questione, ma non lo specifico. Ma devo dire che al momento neanche me lo ricordo specificamente. Comunque, roba di direzioni artistiche, fondi che venivano a mancare. Voglio dire, però, in quel senso era come dire, lo specchio di una realtà che è quella dell'individualità che fanno teatro under 35. Questo partecipare a queste possibilità di lavoro che sono sempre a metà tra la professionalità intesa in un senso straight e la laboriato, la. E dunque, in questo senso, Roberto è stato molto generoso, ma ha voluto dire qualcosa chiamandomi. Al di là del riconoscimento artistico e del voler lavorare insieme, che è una cosa che ci eravamo sempre detti, però ha voluto trasformare questa occasione di disagio, cioè il fatto che un processo naufragasse, in una possibilità di lavoro, in questo caso per una persona che stava varcando proprio quel limite. Io, quando ho cominciato a lavorare con Roberto, credo che avessi appena compiuto 35 anni. In questo caso è stata, voglio dire, virtuosa la sua capacità di trasformare una situazione persa, assolutamente negativa per come si era svolta, invece un fatto virtuoso, che addirittura poi, adesso questo non significa niente, ciò che sto per dire dal punto di vista di, voglio dire, del valore che uno dà alle proprie esperienze, però l'ha trasformata anche in un premio, e quindi dal riconoscimento di quella collettività del teatro, insomma, è stato anche un passaggio fondamentale, come trasformare qualcosa che non è potuto accadere invece in una festa. Ecco, in questo senso cito il riconoscimento del premio. E mi sa che ho detto di tutto, tranne ciò che tu mi avevi chiesto. Tu mi avevi No, chiesto. no, no, invece secondo me molto. Un'altra parola che non mi piace è utile, però la uso perché mi viene questa, purtroppo, quello che hai detto, perché abbiamo avuto modo di parlare in questi giorni anche dei numerosi, tra virgolette, fallimenti a cui diciamo, ha dovuto far fronte Roberto, anzi Andrea Porcheddu, durante questo, diciamo, questa personale a Kilowatt Festival, ha scritto proprio un pezzo che riguardava
tutte le delusioni, diciamo, non artistiche, ma proprio produttive, istituzionali in qualche modo, che ha dovuto affrontare Roberto Latini, sapendole però trasformare appunto in occasioni per portare avanti un fare artistico coerente con se stesso. Ecco. E invece... In questo c'è uno dei più grandi insegnamenti che ricevo da Roberto, nel senso proprio anche quando il seme non è proprio, diciamo, uno dei migliori, nonostante questa natura germinativa, poi però il fiore può essere magnifico. Sì, certo, il che però, nel senso, mi dà modo di fare un'altra precisazione, questo non vuol dire accontentarsi al ribasso delle condizioni, ma... come direbbe De André, far nascere i fiori dal letame, ecco, che è ben diverso dall'accontentarsi, perché vuol dire invece dare valore all'esperienza proprio di vita, ecco, e farla diventare un motore. E invece, insomma, tornando più alle questioni... magari diciamo anche tecniche e sceniche, diciamo, si fa un gran parlare, secondo me anche giustamente, anche in sedi universitarie, di drammaturgia. Quindi se vuoi raccontarci anche più dal punto di vista proprio dell'operazione drammaturgica, come è stato il tuo, il vostro approccio a questo ipotesto pirandelliano. Sì, voglio dire, il punto di partenza, che poi è stato il punto fondativo di tutto il mio essere sulla scena, è la posizione nella quale Roberto mi ha messo, e anche quella, voglio dire, è il focus della drammaturgia di questo spettacolo. Essere costantemente in bilico è abbastanza rappresentativo di una condizione del fare teatro, no? Ponendomi così dal primo momento delle prove in questo status, tutto ciò che poi ha fatto parte della drammaturgia fisica, testuale, insomma, del corpo della scena, fa parte di questo squilibrio costante. Dunque, diciamo, da questa posizione partorire il tempo della scena che accadeva di fronte agli occhi di Roberto. Ecco, questa, diciamo, è stata la dinamica generativa di tutta la drammaturgia, che poi, voglio dire, si è composta anche di colpi di scena, nel senso che da lì c'è stato un tempo lungamente sospeso rispetto a cosa far accadere dopo la fine di questo testo. Nel senso, noi abbiamo scelto di partire dalla parte finale fino alla fine del testo, e poi in qualche modo capire, cioè sentivo che Roberto era in una riflessione molto profonda rispetto a cosa lasciava questo testo, cosa poteva accadere. Che, tra l'altro, mi viene da dire, è anche un po' una dinamica da Giganti della Montagna, cioè arrivare con una fine, però non ha fine, e inventarsi un dopo, no? Lo spettacolo, in questo senso, almeno la dimensione che io ho continuato a vivere fino all'ultimo, è che è anche stata, voglio dire, poi regalata dalle visioni del pubblico, in qualche formula, in qualche maniera è uno spettacolo incompleto, non è uno spettacolo che ha una quadratura, una formalità che senti che si concluda, c'è qualcosa che manca, e questo credo che sia proprio il pezzo virtuoso della drammaturgia, in questo caso, no? Dello spettacolo, di Fortebraccio in generale, appunto. La drammaturgia è composta dalla visione autorale di chi guarda. In questo caso, non accadendo molto dal punto di vista scenico, per più di 40 minuti dello spettacolo, la drammaturgia è assolutamente messa
nelle mani, oserei dire, proprio negli occhi di chi guarda, cioè completamente autore, anche in maniera provocatoria questa cosa viene, questo invito viene rivolto, nel senso che una delle domande iniziali, una delle questioni iniziali del nostro metterci in prova è stata proprio: volete lo spettacolo, fatevelo. Può risultare qualcosa di, no, di aggressivo, di arrogante, invece c'è proprio un invito a essere completamente con il performer, con l'autore, con le parole del testo, con la vita della scena, e dunque responsabilizzare, mi sento di dire, il testimone in una maniera sempre maggiormente attiva, no? Sì, assolutamente. Abbiamo parlato anche ieri un po' di come poi di fatto la migliore drammaturgia sia quella che richiede strutturalmente un completamento da parte delle singole persone che testimoniano appunto l'evento. E adesso che racconti questa cosa mi viene in mente, perché poi l'abbiamo anche citato, che è un po' lo stesso meccanismo che si ha in Exitu, cioè comunque c'è una lunga parte in cui succede qualcosa in scena che può sembrare come dire ripetitivo, insistito, adesso, però in realtà è proprio ciò che poi se entri in sintonia con lo spettacolo ti apre le porte, a proposito di soglie, di quello che succede dopo. Chiaro. Passerei anche la parola ad Angela rispetto a sei e allo specifico appunto di questo progetto. Sì, questo è nato ad Armonia. Sì, questo progetto che ha visto così il suo luogo di nascita era uno spazio del castello, intento il castello Pasquini, no? I primi giorni di prova li avete fatti all'interno della sala del camino, quindi in una condizione molto molto intima, dove il rapporto con Pierre era vicinissimo, perché è un salotto di un castello, per cui mentre la seconda parte, e quindi lì abbiamo avuto modo, ora io parlo di quegli sprazzi di processo, no, a cui ho assistito, no? Lì abbiamo avuto modo di stare nella prima condizione, quella di cui parla Pierre, no? Quella in cui la drammaturgia era totalmente affidata al suo corpo e al suo essere in bilico su questo cubo, no, non era un cubo, era un parallelepipedo, insomma. E quindi questa percezione sia fortissimo, anche perché questa prossimità, non c'era, non avevi ancora la maschera, c'era tutto un... Poi dopo, forse dopo un paio di mesi, loro si sono spostati invece in uno spazio teatrale, dove cambiava completamente diciamo il contesto, il luogo, dove c'era l'impianto scenico e dove sostanzialmente gli altri elementi drammaturgici hanno preso luogo. E quindi un approccio completamente diverso, ma restava potentissimo e fortissimo tutta quella prima parte. E nel secondo momento, no, ci fu il momento della schiuma, cioè fu quasi una, tutte le prove, no, provare questa schiuma, vedere gli effetti, perché poi c'è tutto il lato comico, no, questa macchina della schiuma provata fuori all'esterno del castello, quello che succedeva, cioè oddio, adesso passano le persone e dicono cosa sta succedendo, tutta quella parte divertente che c'era dietro anche. E lì, quando abbiamo assistito allo spettacolo, diciamo alla prova generale praticamente dello spettacolo, ecco, si è aperta completamente un'altra dimensione. Un'altra dimensione, dove comunque sia quella prima parte rimaneva in tutta la sua potenza. E è lì che Roberto davvero ha lasciato, in un certo senso, come se avesse lasciato la responsabilità del testimone a Pierre. Una responsabilità che Pierre ha gestito benissimo, perché
grazie, perché è fatto benissimo a citare anche il premio che ha ricevuto, no? Perché veramente quando si incontrano dei maestri, dei punti di riferimento nella vita, loro riescono ad aprire, no? E a tirar fuori quel valore di cui accennavi anche tu, Silvia, no? E quindi gli ha aperto veramente, ha messo in luce potentemente quelle qualità, non che non venissero fuori anche attraverso altri lavori, ma lì sono state proprio canalizzate bene. E quindi, ecco, è stata un'ottima prova. E come dire, è come se Roberto in quell'atto io lo trovo comunque di grande generosità quando ci si pone in questa condizione di reciprocità con un altro artista, e con Pier, che comunque è anche autore di se stesso, no? Perché è un interprete, ma anche autore di sé. In questo atto di grande generosità si crea una... questo dare si trasforma in un ricevere e un restituire ulteriore, fa nascere altro. E non solo in Pier ha fatto nascere altro, nel senso che comunque ha potenziato ancora di più le sue qualità, ma io credo che comunque quando si incontrano quando si creano questo tipo di relazioni, lasciano anche a chi, in questo caso noi, no, che abbiamo ospitato questo processo creativo, la possibilità di farne crescere degli altri, perché se non ci fosse stata quella residenza, in quella modalità, in quella forma, probabilmente non avremmo conosciuto neanche Pier Giuseppe Di Tanno in altre forme ancora, non avremmo potuto creare altri processi, altri progetti, non ci saremmo potuti far venire altre intuizioni, o per Pier non avrebbe avuto la possibilità di interloquire con assoluta serenità, no, e di ascolto con un luogo come Armonia. Quindi, per tornare alla tua domanda, rispetto a sei, ha aperto tantissime... aperto tantissime porte e tantissime possibilità quell'esperienza. Tra l'altro, insomma, ti ringrazio anche per le tue parole, perché mi dai modo anche di dire che poi, visto che se ne è un po' parlato, quelli che io penso siano i veri maestri sono quelli che di fatto poi non soffocano diciamo le individualità e le soggettività dei loro collaboratori, ma appunto le fanno crescere. Oggi poi sono particolarmente in vena di fare nomi tra le persone che abbiamo ospitato nel ciclo di incontri in streaming questa primavera. Per esempio c'è anche Francesco Alberici, straordinario drammaturgo secondo me, che è potuto crescere grazie anche alla collaborazione con De Florian Tagliarini, che però dal lato loro hanno avuto quella sensibilità e quella accortezza, come anche Roberto, di comunque valorizzare le qualità umane, prima ancora che artistiche, di un loro collaboratore, senza diciamo ingabbiarlo nella propria visione del mondo, ma aiutandolo ad esprimere la propria. Credo che ci sia veramente lì un patto di reciproca responsabilità, perché cioè, alla fine, no, il regista si assume la responsabilità, però mette nella condizione di assumersi una responsabilità a chi sceglie, proprio nel momento in cui gli dà la libertà, no? E io non lo so come funziona, perché faccio un altro lavoro, però mi piacerebbe tantissimo, perché quando vedo, quando poche volte, in realtà non, quando osservo i laboratori, no? Mi rendo conto della complessità di stare dall'altra parte. Per cui, cioè, io te lo devo chiedere, Pier, posso fare una domanda a Pier? Assolutamente sì. Ma mi dici un attimo, cioè, quando ti si dà la responsabilità di stare nella tua condizione, cioè te lì dall'altra parte hai delle indicazioni e vai. E com'è?
Ma nel caso, ecco, rimanendo nel territorio di certo. Io non perdonerete la semplicità, ma è veramente un atto d'amore, cioè è talmente tanto potente l'amore che ti investe, la generosità di un invito del genere, che voglio dire, navighi a vista in un territorio che è solo quello, cioè al di là delle difficoltà, che comunque ovviamente ci sono, perché la posizione in questo caso era traballante e quindi il pericolo di caduta era ogni istante, per il resto com'è? Cioè, io sono stato sostenuto anche nel silenzio, cioè Roberto è stato, credo, le ultime repliche, non è stato presente in quinta in scena, ma io ho fatto lo spettacolo per più di 20-30 repliche con Roberto in quinta che mi guardava in piedi per un'ora e cinque, voglio dire, sostenendomi con la sua presenza sempre, comunque, quindi in questo caso sì, grande solitudine dell'essere sulla scena, però una solitudine in realtà non vera, perché eravamo insieme con Max, con Gianluca anche, quindi com'è resta nel regno del mistero, cioè non saprei proprio come, perché poi accadono delle cose, dico veramente banalità, che vanno al di là della nostra consapevolezza e responsabilità, cioè io ho iniziato personalmente 6, ed è una cosa nuova nel mio percorso, con ogni volta con grande paura, e non è un sentimento che, voglio dire, attraverso nel mio solito andare in scena, anzi molto spesso non vedo l'ora, ho voglia, invece nel caso di 6 ho sempre avuto molta paura, non ne conosco le origini, ma poi accade che qualcosa comincia, e quindi ecco, una cosa che è successa, sempre per dire com'è, mi è successo in una situazione in cui replicavo spesso, ad esempio a Milano abbiamo fatto una settimana intera, una cosa che non mi era mai capitata era di avere proprio dei momenti, sai, la maschera, poi recitavo in una dimensione appunto in cui il volto veniva sottratto, avevo molto spesso le luci davanti, quindi non riuscivo neanche molto spesso a vedere le... ero in un buio totale, in questo buio luminoso che insomma quando i fari in faccia ti volano, e dunque ho avuto dei momenti pericolosi, quelli dal punto di vista dell'equilibrio scenico, in cui veramente ho perso, per capirci dirò, consapevolezza, però la consapevolezza di dove mi trovavo, cosa stavo facendo, insomma ci sono stati dei buchi non rintracciabili fortunatamente dal pubblico, in cui però veramente mi sono sentito spaesato, cioè completamente portato in un altro stato in cui non... Poi, ad esempio, in alcuni momenti è stato anche difficile recuperare il testo, cioè era talmente che ciò che accadeva mi portava in una deflagrazione proprio della presenza scenica, che non, insomma, lì sono stati dei momenti che ricorderò, perché non mi era mai capitato almeno di sentirmi completamente travolto da ciò che stava accadendo e non essere lucido in qualche modo, no? In quello che stavo facendo. Ma perché poi tu eri in questa doppia condizione di privazione, una la stabilità del terreno sotto i piedi, perché eri in una condizione di disequilibrio, o comunque equilibrio da cercare costantemente, e questa maschera davanti che ti impossibilitava in un certo senso nella visione limpida, no? Laterale anche, quindi dovevi necessariamente essere nel Liket Nunk, proprio lì, costantemente. E soprattutto farsi disponibile ogni volta per l'entrata di un personaggio diverso, che voglio dire, questo era ciò che più di tutti mi portava alla schizofrenia scenica, cioè rendersi disponibile sempre all'ingresso di una nuova voce, e voglio dire, anche contenere in sé, nel proprio corpo, nella propria presenza, i piani d'ascolto di tutti gli altri, mentre uno sta avendo la parola, cioè anche questo è qualcosa che, insomma, è difficilmente descrivibile. Roberto lo fa benissimo, veramente è cotrone in questo senso, riesce a veramente dar vita e corpo a più di una presenza contemporaneamente, questo è... Insomma, bisogna conoscerlo, lo sappiamo. No, tra l'altro ti ringrazio anche per la sincerità, perché secondo me
per quello che hai detto anche sulla paura, perché secondo me quando si lavora nell'onestà è impossibile nascondersi in qualche modo, anche il pudore che si ha nell'andare lì di fronte, cioè quello che ho detto altre volte è che stare in scena non è un atto di narcisismo, ma il contrario, cioè vai in scena perché vuoi nasconderti, non perché vuoi farti vedere sostanzialmente. E mentre lavorando con persone che non si chiamano Roberto Latini, non si chiamano Daria De Florian e Antonio Tagliarini, non si chiamano Claudio Morganti, invece spesso ti è richiesto il processo opposto, cioè fai diciamo anni ad allenarti all'onestà fisica e poi quando vai in scena ti chiedono invece di comunque essere performativo nel senso deteriore del termine, e quindi in qualche modo di mettere a tacere quello che senti e che è quello che poi crea anche un'empatia con chi è lì che ti sta guardando. Ah sì. Intanto Diana che ha scritto un pensiero in chat e Marcella che invece mi avvisa di problemi tecnici. No, rispetto alla drammaturgia volevo aggiungere un fatto misterioso, nel senso sicuramente accade diverse volte. In questo caso io fino all'ultima replica di 6 sentivo che, voglio dire, essendo una partitura, parlo della drammaturgia, quindi del testo, delle idee di Roberto, eccetera, di tutto ciò che accade sulla scena, profondamente densa di rimandi, di visioni, di connessioni intime e personali di Roberto fra mondi diversi, nel mio portare sulla scena questo lavoro, confesso di non averne avuto la consapevolezza totale, e quindi fino veramente all'ultima replica, e spero che continuerà ad essere così, la drammaturgia dischiudeva proprio dei significati e dei valori e delle connessioni e dei rimandi che sempre nuovi, voglio dire, è qualcosa di, è stato detto appunto che è un lavoro per alcuni punti di vista profondamente, se vogliamo, elitario, no? Dal punto di vista, sì, già il fatto che pretende insomma che le persone che lo vedano conoscano il testo, iniziando più così. Che elitario direi aristocratico, è un termine che mi piace di più. Citavo, per me neanche lo è, però citavo, sì, aristocratico. sì, perché pretende la conoscenza del testo, pretende una serie di... Ma anche no, nel senso, io quando uso questa parola intendo dire appunto qualcosa che si prende anche la responsabilità di portare un discorso alto. Mentre insomma la rappresentazione borghese in tutti i sensi, nel senso diciamo strettamente teatrale del termine, ma anche nel senso diciamo lato del termine, è qualcosa a cui la nostra testa è abituata, insomma ci vuole il coraggio invece di alzare l'asticella. Scusami, ti ho interrotto. Chiaro. Sì, sono d'accordo. Però in questo senso, appunto, nel partorire un gesto, nel provare a dire una parola, anche nelle ultime repliche, voglio dire, si aprivano mondi che sicuramente Roberto saranno stati chiarissimi, ma in me ancora non lo erano. Quindi in questo senso è veramente uno spettacolo sempre vivo. Anche per chi è in scena, voglio dire, non solo per il pubblico. Certo. Non so se Angela vuole aggiungere qualcosa, oppure io aprirei anche questi ultimi 10-15 minuti di nuovo agli studenti. Se nel frattempo... Prima gli studenti, che insomma sarebbe bello poterli sentire. Infatti, dai, su, esponetevi un po' anche voi adesso, perché poi non sempre potremo prenderci questo tempo. E anche sì, magari per direzionare meglio le tematiche o la specificità di alcune questioni. Sì, se avete degli interessi, ma poi anche perché adesso, insomma, da domani siamo di nuovo chiusi in casa e quindi adesso che siamo connessi, seppur in via digitale, però con delle persone, insomma, approfittiamone.
Voi vedrete la replica di Roma o sei riuscita ad avere quella di Firenze? No, sono riuscita ad avere quella di Firenze che tra l'altro è preceduta da una bellissima sigla che però non ci credo, non lo taglierei se tu sei d'accordo. In separata sede. No, hanno messo una specie di sigla dove viene fuori il tuo nome e ci sono montate delle parti dello spettacolo, ma io partirei invece con l'immagine. No, certo. Perché insomma un po' mi sposta quella sigla lì, ecco. Assolutamente, non ne ero conoscente. Però sì, mi hanno mandato, diciamo, il video in HD. Va bene, sempre... guardate. Sì, scusa, vai, Ivan. Sempre io. Figurati. Grazie. No, in realtà non so se è un misto tra una domanda e una riflessione, comunque ciò che trovo difficoltà io, stando in scena, no, è il fatto, come hai detto tu, di lasciarmi guardare, di essere sempre generoso, di non in qualche modo precludermi niente. Ed è una difficoltà che volevo in qualche modo, non so, esplorare con te, cioè come... che magari è una domanda anche un po' scema, non lo so, come fai... ad abbandonarti totalmente, cioè magari può sembrare, non lo so, però te lo chiedo. Grazie Ivan, e questo va anche un po' in continuità con l'altra domanda che nel frattempo scrive Denise in chat, cioè quali sono state le tue difficoltà maggiori nel lavorare con Forte Braccio. Però Ivan usava la parola abbandono, ecco, che è una parola che mi sembra significativa. Abbandono. Sì, io come faccio? Non lo so. Secondo me la dimensione interessante personalmente, ovviamente, parlo dal mio punto di vista, sono nel mio corpo e credo che sia la dimensione del servizio, cioè essere a servizio della scena, cercare di... che in qualche modo personalmente io poi lo declino anche come un atto di devozione, proprio come... non a caso uso questo campo semantico, per me è proprio come entrare in un tempio, come avere a che fare con qualcosa di altro. Dunque, abbandonarsi, e piuttosto, se ci deve essere un abbandono, personalmente è abbandonare tutto ciò che è quotidiano, tutto ciò, tutte le dimensioni di tensione che ci, voglio dire, che ci limitano nella vita, essendo quello un campo altro, in qualche modo entrando in questo cerchio, l'abbandono che personalmente attuo è quello di tutto ciò che, voglio dire, mi impedisce il volo, in questo caso come quello, il volo della figliastra, cioè tutto ciò che appesantisce la questione e che non mi permette di essere completamente disponibile alla scena. Poi come si traduca tecnicamente, questo ogni corpo lo sa, cioè come rendere il corpo completamente disponibile dal punto di vista appunto carnale, vocale, dal punto di vista poi dell'anima, quello è un fatto assolutamente indicibile e personale. Cioè, personalmente la dimensione che riesco a dire che ha sempre più valore è quella del cercare di essere a servizio, quindi disponibile. Secondo quello che uno in quel tempo è e non quello che dovrebbe essere, o voglio dire, sempre ragionando sulla sai, la massima produttività, la tensione massima, no? Quello che c'è in qualche modo può essere a disposizione della dinamica della scena. In questo la difficoltà, visto che ho inaugurato questo tema della difficoltà, anche poi voglio dire, grandi difficoltà non ci sono state a livello esterno, sono tutte difficoltà mie, personali, no? In questo senso, appunto, cercare di... come dire... che difficoltà mi sa che ne ho dette anche troppe. Sì. Non ne aggiungerei delle altre. Rendersi disponibili tutte le volte, sai? Che poi... però è una difficoltà in realtà legata forse più alla vita che non... o alla scena, però in quanto parte della vita.
Poi una difficoltà che mi ha divertito, sai, nel caso, ecco, tanto adesso siamo completamente sbottonati, nel caso di, forse anche poco poetico, però parla di un paesaggio e di un sistema che abitiamo. Nel caso di Roberto è come se lui avesse fatto in quel momento, cioè nel, mi avesse indicato e tutti avessero fatto così, vroom, no? Essendo che lui è al centro di un'attenzione importante, parlo sempre del, no, del, della collettività del, del teatro, e dunque in questo senso la difficoltà è stata raccogliere questo sguardo di tutte queste persone che si sono voltate a guardarmi, in molti casi anche, no, con un senso di aspettativa profondo che si poteva assolutamente palpare, e dunque in questo senso di responsabilizzarsi e capire che in realtà questo sguardo era, era un dono, ma c'è stata anche la fase difficile, insomma c'era un grande processo di aspettativa, perché Roberto è il suo pubblico, che è composto appunto da devoti in molti casi, dunque raccogliere e essere a servizio di tutta questa massa di persone poteva creare una difficoltà, comunque il pensiero difficile in qualche modo è, cioè, è esistito. Però al di là dei devoti di Roberto Latini, a me è piaciuto anche come hai declinato il termine devozione in realtà rispetto al tuo agire e al tuo sguardo su, sul teatro. E, è una dimensione, secondo me, di cui non si parla mai abbastanza e ci tengo a precisarlo perché anche per me è un po' così. E, non dico altro perché appunto non... ogni parola mi sembra superflua e banalizzante, soprattutto detta davanti a un elettrodomestico. Ecco. Sì, però anche abbandonarsi è una parola bella, nel senso c'è un'onda sulla scena, in qualche modo non resistervi e surfare, voglio dire... E vi ringrazio anche perché nel corso di questa diretta streaming ho in realtà imparato anche a non temere i silenzi, che in questo contesto sono veramente raggelanti, no? Molto più, cioè abbiamo una percezione dei silenzi molto diversa da quella che abbiamo quando siamo a teatro, cioè qui 5 secondi di silenzio sono un abisso. Non so se anche voi la sentite così, e invece così è anche un atto di fiducia verso gli studenti che sono connessi, ecco, per me adesso, stare in silenzio. Sì, poi è anche veramente molto difficile il tempo, lo dico televisivo, anche in questo caso di Google Meet, cioè bisogna... No, ma è televisivo. Cioè... È televisivo, cioè condensare velocemente concetti che non riesci neanche a manovrare intellettualmente, cercare di sparare... Veramente la velocità come pregio, invece credo che trattando queste tematiche, insomma, addentrandosi in questi meandri vitali... sia più una dinamica impoverente, no? Rispetto a... allo stare invece nel sospiro, nel silenzio. Nel... Sì, da qui anche appunto il discorso su quanto sia prezioso il tempo in residenza, perché appunto adesso a me non piace mai riportare tutto alle sterili problematiche produttive che vivono le giovani compagnie, però insomma chiaramente ci sono tanti anche connessi che fanno teatro e penso che tutti abbiamo sperimentato, io lo sto sperimentando anche in questo momento, la difficoltà di concedersi un tempo di studio, di approfondimento, che poi per quanto mi riguarda è il tempo vero della mia vita, cioè quello che mi consente di fare esperienza, perché anche leggere un bel libro è un'esperienza, rispetto invece al delirio in cui siamo gettati e in questo momento ancora più del solito, perché insomma siamo tutti un po' appesi a un filo. Ah sì. Voglio dire, anche nel caso di sé, una cosa che Roberto ha sempre sottolineato è la possibilità di caduta,
ciò che abbiamo portato in scena, questo rischio costante, no? Che chi abita la scena deve per forza correre. Non so, mi viene in mente Carlino Bene che diceva che l'attore firma la propria condanna a morte ogni volta che entra in scena. Questa è una cosa che mi Grazie, tra l'altro, che lo citi al posto mio, perché gli studenti sono, fa una testa così. no, sono secondo me stufi di sentire uscire il nome di Carmelo Bene dalla mia bocca, e quindi meno male che ne parlano gli altri. Tra l'altro faccio un link perché me l'ha ricordato Diana giorni fa parlando di Carmelo perché lei sta scrivendo la tesi. E quindi insomma, anche rispetto all'abbandono che ci si chiedeva cosa vuol dire questa condanna a morte, cosa muore, cosa vive entrando in scena, che passaggio avviene, quale rigenerazione, cosa si lascia andare rispetto a questa morte, cosa invece Credo che sia veramente una formula fondamentale. E in quella possibilità di caduta c'è la possibilità appunto di una morte, e quindi di una scelta di abbandonare o di resistere a qualcosa. Una morte che però non è per sempre, ed è questo che poi in realtà ci fa innamorare del teatro. E poi anche le parole che hai detto sulla caduta si riconnettono poi a tutta una serie di discorsi che abbiamo fatto questa mattina rispetto al fatto che, insomma, me ne sono accorta anche un po' chiacchierando con alcuni studenti poco più giovani di me. Ti sembra quasi di non poter sbagliare nulla, cioè se cadi sei finito, e se cadi continui a cadere cadrai sempre più in basso. Questa è un po' la narrazione surrettizia che ci viene portata dal mondo, no? Non è così. No, Per assolutamente. fortuna ci sono luoghi e persone che ci ricordano che non è così. Assolutamente, no, no, ma continuiamo a portare in scena l'imperfezione, l'incompleto, la stortura, cioè almeno questo è ciò che credo sia anche, voglio dire, fondante della nostra vita. Tutto ciò che stiamo vivendo anche in un momento del genere è un'estetica che ci spinge verso di più, sempre più verso le superfici lisce, perfette. Invece credo che il teatro forse possa, adesso senza fare richiami universali, però possa contenere in sé ancora questa possibilità di vita che sta nella cicatrice, nella piega, ecco, non nella confezione perfetta, nell'infallibilità, anzi, tutt'altro. Certo, è nella dimensione proprio poetica, se posso usare questo termine, che forse è anche abusato, ma che io uso anche in un senso molto tecnico, se vogliamo, perché poi la poesia ha delle regole che sono rigorose in qualche modo, no? Ti consente, come il teatro, di avere la gabbia in cui cadere senza che sia per sempre. E quello che hai detto, secondo me, al di là del fatto che siano parole molto evocative, è anche un grande suggerimento di drammaturgia, perché poi, diciamo, la drammaturgia che ci ricordiamo, che ci rimane, è proprio quella che lavora su, insomma, che rende una forza tutto ciò che normalmente nella vita verrebbe considerato un difetto. Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazierei e mi avvierei dopo una breve pausa alla visione dello spettacolo, che è un po' più breve di quelli dei giorni scorsi, dura poco più di un'ora, quindi oggi possiamo andare a pranzo un po' prima. Grazie Pier, grazie Angela, è veramente prezioso il vostro contributo e insomma è stato molto bello avervi connessi questa mattina, spero sia lo stesso anche per gli studenti. Buon pomeriggio, a presto, un Ciao, abbraccio, grazie, ciao. ciao.
Grazie a voi studenti. Adesso allora, intanto che Angela e Pier si disconnettono, noi facciamo una pausa di 10 minuti perché oggi abbiamo tempo, quindi prendiamoci tutto il tempo che ci serve per rispondere alle nostre esigenze e poi iniziamo la visione del video. Grazie a tutti.